Mi è venuto in mente un monologo tratto da un fumetto V per Vendetta, è un fumetto fantapolitico in cui a un certo punto c'è questo monologo del protagonista, questa sorta di anarchico, che riguardo a forme di potere dice: perché queste persone sono salite al potere, persone come Hitler o Stalin? Siete voi che le avete scelte, non è l'io. Ma è forse più una riscoperta che non è solo un'energia che riguarda l'io, è più un discorso per cui riscopro una dimensione di collettività, perché nel momento in cui io voglio cambiare non posso certo pensare di farlo da solo. Cioè, io posso anche pensare da solo di, per riprendere l'esempio di V per Vendetta stesso, posso anche pensare da solo di far esplodere il Parlamento inglese, ma non può funzionare. Il crollo della sovrastruttura stessa capitalistica non può funzionare se è solo un individuo che ci prova. Funziona nel momento in cui quell'energia, quell'autocoscienza è un qualcosa che è collettivo, per citare Hegel, e nel momento in cui mi rendo conto che il vero è l'intero, ma nel senso che quella dimensione di ribellione, forse di cambiamento, avviene veramente nel momento in cui tutti si è consapevoli di quella forza. Perché se rimango solo io da solo che mi chiudo rispetto al resto e mi chiudo in quell'energia, non avverrà mai un cambiamento, rimane una staticità. Uno non esclude l'altro, nel senso che si può giocare su più livelli, cioè un livello poi è in dialettica questa cosa. Se io lavoro, studiamo quella che Foucault diceva, la tecnologia del sé, cioè delle forme, affino delle forme di autodominio, ma nel senso positivo, quindi ci può stare anche la meditazione, così come dice Latouche, sì, grazie, resistere al progresso, quindi creo delle forme di riciclo. No? Ci sono bellissime ciclofficine, ci sono spazi condivisi anche a Milano dove riutilizzano materiali, ci sono dei gruppi di ingegneri che autogestiscono, che riparano all'infinito le strutture, l'hardware, eccetera. Perché? Per evitare, ridurre l'impatto ambientale, e il momento in cui io faccio un lavoro pratico, creo socialità, creo discussione, magari posso pensare e agire verso un mondo migliore. Quindi uno non esclude l'altro, cioè partendo dal sé, dalla propria individualità, però ho capito cos'è, proprio, diciamo, soggettività, dalla propria persona, riesco ad agire. Dall'altro lato è vero, diverso degli strumenti pratici, a mio avviso pratici, di lavoro collettivo, perché il lavoro è quello che ci unisce fondamentalmente, che va dall'elaborazione di riprogrammazione collettiva di sistemi di informatica, piuttosto che banalmente dall'utilizzo, come dicevo adesso, di forme di riciclo materiale, no? Concreto. Per dove porteranno? Secondo me il discorso è non devi mai avere un fine ben preciso, cioè non è che devi muoverti a macchia di leopardo, però questo fine lo devi costruire, co-costruire collettivamente, cioè nel fare, nell'agire. No, io penso che l'unico terreno, perché è un po' il mio campo, non so adesso chi di voi lavora, l'unico campo per cui vale la pena oggi adoperarsi e metterci veramente tutte le energie è quello della formazione, cioè l'ambito pedagogico, veramente va ripensato, perché da lì parte, è lì che struttura la soggettività. Tutto il linguaggio aziendalista che è entrato, no? Debiti, crediti, progetto, consulenza, è un linguaggio aziendalistico che i bambini minori comunque assimilano, strutturano la propria identità su quella, la scuola delle competenze, eccetera, e viene fuori appunto l'uomo economico, l'uomo consumers, no? Cioè poi sono due facce della stessa medaglia fondamentalmente. Quello secondo me è per quello per cui io mi voglio spendere, mi sto spendendo, è l'ambito prettamente pedagogico. Questo perché, a mio avviso, per come la vedo io, tra filosofia, politica e pedagogia, cioè è tutto un continuo, cioè non c'è una, cioè ad esempio uno dice c'è la filosofia politica, ma la filosofia politica non esiste, la filosofia in sé è politica, già la questione dell'essere è una questione politica, per forza di cose. Ma già Platone inizia come risposta a che cosa? All'uccisione di Socrate, no? Cerca di con l'apologia di Socrate, quindi già un discorso politico, no? Siamo nella democrazia dell'Atene del V secolo, eccetera, eccetera. E automaticamente pedagogico, per forza di cose, perché guarda la formazione dell'essere umano. Per quello mi è sembrato interessante, Foucault ci dice tante cose a livello, anche tu, non so, lui dice io non sono radicale o rivoluzionario, però secondo me ci dà degli strumenti, soprattutto il discorso sul potere disciplinare, soprattutto quello sul discorso sulle eterotopie, quindi gli spazi di segregazione come i manicomi, eccetera, eccetera, e tutto quello che è, sono dei concetti che sono estremamente utili, proficui in ambito politico e soprattutto pedagogico.
per ripensare proprio i processi di nuova soggettivazione che vanno attivati.